Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con la carriera di allenatore con il nostro Fulham. Siamo qui con la nuova stagione, o beh, almeno siamo qui per terminare l'ultima stagione e iniziare una nuova, quindi veramente interessante. Andiamo a cliccare sul termine, volevo farlo insieme a voi. Facciamo l'analisi della stagione. Siamo giunti al termine della stagione, la dirigenza non può che essere soddisfatta per i risultati raggiunti finora, che ci hanno permesso di cercare di centrare gli obiettivi prefissati sia dentro che fuori dal campo. Inoltre i giocatori e lo staff sono veramente entusiasmati di lavorare con lei. Saremo pertanto felici di averla ancora con noi anche nella prossima stagione. Grazie mille, ma vi ho fatto vincere la FA Championship, quindi mi pare il minimo, veramente, modestia a parte, mi pare il minimo. Possiamo andare avanti e quindi avanzare. Quindi ci consigliano Matteo Alindi del Gingham, uno per il futuro, vabbè, me lo appunterò. 18 anni, centrocampista centrale, difensivo, ma sinceramente non mi interessa. Come vi ho detto nello scorso episodio, abbiamo bisogno assolutamente di un difensore centrale e di un terzino, magari che faccia entrambi, sia terzino sinistro che terzino destro, perché abbiamo due terzini destri discreti, un terzino sinistro ottimo, però ce ne serve un altro assolutamente. Un difensore centrale, come vi ho detto, forse un portiere da cambiare con Button, che Button non l'abbiamo mai utilizzato, magari uno da far crescere alle spalle di Drommel, che già sta crescendo molto bene, oppure uno già più esperto per poter permettere a Drommel di crescere ancora meglio. A centrocampo siamo messi molto bene, ci serve un esterno d'attacco perché vanno via molti esterni, e penso uno alla destra di ruolo ci serva, visto che abbiamo già Mollo e Kevano a sinistra. Kluivert da solo purtroppo non può reggere tutta la fascia destra. Camara è sì una buona riserva. Potremmo prendere un altro giocatore tipo Camara che possa fare sia l'ala destra che la punta, perché anche Fonte ha bisogno un po' di cambio ogni tanto. Intanto questa nuova stagione sta caricando. Abbiamo un pochino parlato di quello che mi serve per il mercato, ma adesso dobbiamo anche vedere un pochino questa Premier come si presenta, perché per noi sarà molto difficile. Ricky la prima stagione ha avuto un po' di problemi con il Bari in Serie A, ma è normale. Noi proveremo a farci forti e non so quale sarà l'obiettivo di dirigenza, non penso andare in Europa subito, ma penso rimanere nella parte sinistra del tabellone sarebbe un'ottima cosa. Ed eccoci qua con la nuova stagione, ecco qui il tabellone della Premier League, Chelsea, Crystal Palace, Everton, guardiamo un pochino chi è salita. Dovrebbe essere il Middlesbrough, oltre a Wolves e oltre a noi. Va bene. Ho impostato per il momento allenamenti di giocatori che voglio far crescere molto questa stagione, che sono De Jong, Kluivert, Gomes, Tuanzebes e Segnano. Ovviamente dovremo allenare anche un po' nella primavera, dovremo far girare molto la squadra a livello di allenamenti. Comunque simulare prima allenamenti, tanto per far vedere un pochino quelli che vorrei allenare. Ovviamente primo allenamento non sale mai nessuno, anche se insomma anche se è una nuova stagione. Ovviamente è il mercato aperto, ma andrei soprattutto a vedere le aspettative della dirigenza per questa stagione. Allora, crescita giovani, dobbiamo fare l'altro, quindi prendere tre giocatori della primavera. Dobbiamo andare subito a investire, penso, nella primavera e trovare i giocatori con potenziale superiore a 85 questa stagione, assolutamente. Aumenta il numero abbonati al 10% della capienza dello stadio in 3 stagioni, questa è molto lunga e quindi non avremo grandi problemi secondo me. Di nuovo terminare con un magico guadagno di 20 milioni, ragazzi, io non so come si fa. Poi successo in patria, evita la retrocessione, quindi ottimo, un obiettivo abbastanza realistico, e raggiungere i 16esimi di nuovo di FA Cup. A lungo termine terminare a metà classifica, quindi come dicevo noi, però entro 2 stagioni, quindi non subito. Buono così, ovviamente non abbiamo niente a livello di continentale perché siamo appena saliti dalla FL Championship. Abbiamo 10 milioni per i budget trasferimenti, che devo dire che non sono tanti, mi aspettavo qualcosina di più. Intanto lui fa eseguire i giocatori, direi in Spagna, visto che c'è una bella cantera in Spagna, direi di cercare qui. Ma devo assumere assolutamente un altro osservatore, e costano questi osservatori, questo con esperienza 5, giudizio 3, non sarebbe niente male. E va bene, spendiamo 1,8 milioni per lui, però deve essere, sono soldi spesi bene secondo me. Quindi Dylan Hill lo faccio seguire in Inghilterra, lui è inglese, siamo in Inghilterra, quindi secondo me dobbiamo trovare qualcuno della nostra nazionalità
costerà abbastanza, però 3 mesi e trovano qualcuno veramente di importante. Loro saranno fondamentali per questa stagione, saranno veramente fondamentali. Vi faccio vedere un pochino la lab di mercato, cioè i miei preferiti in poche parole, che sono quelli che mi avete consigliato voi soprattutto. Se mi carica magari l'app di mercato, grazie FIFA, ti prego. Ok, Hack mi è stato consigliato da poco. Comunque, se lo ordiniamo per posizione, abbiamo i nostri portieri, dove potremmo prendere uno tra Gollini, magari Gomis, Meré, c'è Stracoscia se vogliamo un altro giocatore un pochino già più formato. Meré sarebbe ottimo, 12 milioni sono veramente troppi. Gomis già 7 milioni sono tantini, però potrei fare un piccolo sacrificio, 5 milioni e mezzo per Prior, 5 milioni e mezzo anche per Pereira, 8 milioni e mezzo per Stracoscia, 4 milioni e 2 se vogliamo un Marchetti a fine carriera, se no c'è Horvat, ma già un 72 non so cosa farmene. Poi a livello di difensore abbiamo De Ligt, che è veramente forte, però 13 milioni sono tanti. Diakabi 9 milioni, già molto più abbordabile, 21 anni. Poi abbiamo Juanito Gomez, no, Joe Gomez, scusatemi, 4 milioni e 7 per un 72, vorrei già qualcuno di più formato da mettere titolare, cioè vorrei uno che sostituisca Kalash. Questo Montes non è per niente male, 8 milioni, una fase recessiva di 13 milioni e 3. San Juste, buonissimo giocatore, 7 milioni, nemmeno troppo come prezzo. Lui e Diakabi per ora sono quelli più interessanti, devo dire. Poi abbiamo Hack, 4 milioni e 8, però un buon 73, che cresce bene. Lui, se vogliamo qualcuno di più conveniente, è una buona alternativa. Poi abbiamo Chilwell, 72, che non so cosa farne. Robertson, ragazzi, fortissimo. Terzino sinistro veramente forte, però non lo voglio così forte. Terzino sinistro, anche Mendy, vabbè, fuori dalla nostra portata. Singraven, che può fare anche il CC, è un buon terzino sinistro, non costa nemmeno troppo. Chalobah, un ottimo di centrocampista, ma ovviamente i centrocampisti non mi interessano. Andrei più su un'ala che possa fare anche la punta. Musonda, fuori portata, è andato al Paris Saint-Germain tra l'altro. Fofana non ci interessa. Alegna nemmeno più di tanto. Diop nemmeno, anche se può fare la destra, ma un 69, ragazzi. Barco pure lui, non lo so. Questi sono un po' troppo giovani. Poi abbiamo Gold, ottimo centrocampista offensivo, però non mi serve per il momento. Amiri fortissimo, però anche lui fuori portata. Orsolini può essere un'idea. Odegaard costa tanto. Mayock sarebbe ottimo secondo me. Io Mayock, se riesco a farlo seguire, sarebbe buono, che può fare la destra e la punta, che è quello che serve a noi. Rashica ottimo, però per il momento no. Musa direi di no. Solanke no, nemmeno. Gray neppure. Cassiera nemmeno. Petagna no, per favore. Cutrone pure direi proprio di no. Perez, Mir, questi, forse Mir potrei far seguire. Mir e Mayock sono quelli più interessanti per il momento. Kwang Song per il momento no, quindi metterei lui loro a seguire. Ok, arrivano anche gli inviti precampionato, quindi ci faremo questo torneo che da 5 milioni. Sono anche squadre abbastanza forti, però vabbè, prendiamo questo. Non giocherò partite in questo episodio. Se ci saranno partite per il campionato le simulerò, ragazzi, perché tipo questa con la Dinamo Kiev la simuliamo assolutamente. Perché in questi episodi voglio concentrarmi esclusivamente sul mercato, a meno che non inizia la Premier, ovviamente. Per il momento non ho fatto offerte, voglio un pochino avere una panoramica più generale. Però voglio anche capire voi come volete muovere, quindi dal prossimo episodio probabilmente farò più offerte. In questa farò magari dei sondaggi. Arriva anche la cessione per Aite. C'è anche una mail di Angel Gomes che vorrebbe giocare come titolare, e noi lo mettiamo titolare, non ci sono problemi. Davis è salito a 75, quindi ottimo, direi di lasciare lui in campo. Anche se Carne forse è un po' stanco, no vabbè, non ci sono problemi. Metterei Gomes a questo punto per Sissé. La squadra va anche bene così. Vabbè, mettiamo anzi De Jong in campo, e poi il resto direi lasciare loro i titolari. Ovviamente per il momento abbiamo Giallo come difensore centrale, ma ci serve assolutamente un difensore centrale. Quello penso sia il mio primo obiettivo, perché serve uno forte per giocare la Premier League. Ci simuliamo questa partita contro la Dinamo e speriamo di fare un buon risultato, la nostra formazione più forte possibile.
Quindi mi butterò probabilmente su un difensore in base a quelli che abbiamo già nella lista. Vinciamo 2-1 tra l'altro con un gol di McDonald e Kluivert. Quindi buono, McDonald che ha preso il posto di Carney perché era impegnato con le nazionali. Io direi di andare su questo Alexander Rock come prima offerta. Un giocatore secondo me per niente scontato. Buono, buonissimo, 73, 24 anni, quindi può crescere molto bene e soprattutto non costa tanto, siccome dobbiamo mantenerci un po' di soldi anche per un altro colpo assolutamente e non abbiamo tanti giocatori da cedere, devo dire. Quindi direi di andare su un giocatore del genere, quindi magari due giocatori da 4 milioni all'incirca 4-5 milioni per poter fare due colpi buoni. Anche a livello di stipendio non era molto alto, visto 21.000, quindi guardiamo un pochino. Io direi di offrire direttamente il cartellino, vediamo cosa ci dicono. È troppo bassa, 6.700.000, ragazzi, è tanto sopra il suo valore. Ok, controfferta, possiamo mettere una nuova offerta di magari 5 milioni, però anzi no, 5 milioni secchi, poi magari pensiamo anche una clausola sulla rivendita. Mi dispiace, ma abbiamo già fatto il prezzo per Hack. Ok, controfferta, aggiungiamo la clausola della rivendita. Addirittura il 15% è altissima. Mettiamo al 10%. Mettiamo al 10% e aggiungiamo magari un 300.000 euro, 400.000 euro, 5,4 più il 10% sulla rivendita. È una buona offerta, ragazzi. Questa è molto buona. No, sono fermi. Sono fermi su 6.700.000. Io faccio... No, no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho offerto 6.700.000. Ho premuto per sbaglio avanzo offerta, volevo cambiarla. 6.700.000 secondo me sono troppi, quindi io non vado a trattare adesso col giocatore. Provo a strappare un altro giocatore magari a un prezzo più basso. No, i 13.300.000 di clausola rescissoria no. Però se prendiamo Montes a una cifra simile, prendo lui perché è un 75 da 21 anni, 7.200.000, vediamo se accettano. Non penso, perché clausola rescissoria a 13 milioni, valore 8 milioni, 7,2 un po' basso. 11,5 più il 5% sulla rivendita. Ok, 5% lo posso anche lasciare, però devo fare un'offerta molto più bassa. Non posso 11,5 milioni, assolutamente no. Posso arrivare a 8,5, guardiamo un po' cosa dicono. 11,5 milioni, no, termina trattativa, è fuori dalla nostra portata, ragazzi. Non possiamo prendere un difensore centrale per 11 milioni assolutamente, quindi non voglio perderci troppo tempo e non avanzo nemmeno con Hack perché 6.700.000 sono eccessivi secondo me. Quindi aspettiamo, andiamo a giocarci la partita contro Standard Liegi, che simulerò ovviamente. Liegi che ha perso contro il Dijon, quindi speriamo di poterci vincere noi. Hack non vedo l'ora della trattativa al benizio, ma non inizierò perché 6.700.000 per lui sono eccessivi secondo me. Ryan Sessegnon, un'offerta per il prestito, ma la guardo, ma sinceramente non mi interessa perché Ryan è un giocatore nostro. Non so perché lagga così tanto, cioè va lentissimo. Comunque Sessegnon non lo posso dare in prestito assolutamente, quindi rifiuto offerta. Sessegnon rimane, nonostante i suoi 18 anni è un giocatore fondamentale, un titolarissimo, quindi lo voglio far crescere tantissimo. Odegaard vuole la Spalmas per il prestito. Sinceramente Odegaard non è la destra dei miei sogni a livello di riserva, perché mi serve una riserva e posso fare sia la destra che la punta. Quindi intanto simuliamoci questa partita contro lo Standard Liegi e vediamo cosa facciamo. Andiamo dopo la sconfitta col Dijon per 2-0, noi andiamo a affrontarla e vinciamo 1-0 con un gol di Kebano e un rigore sbagliato di Kluivert tra l'altro. Quindi ottimo, vinciamo le prime due partite, quindi siamo matematicamente insieme a Dijon passati dal girone. L'ultima partita ce la giochiamo proprio contro il Dijon per il primo posto. Andiamo a fare i soliti allenamenti, per il momento lascio loro perché sono quelli su cui voglio puntare, poi penseremo anche ai giovani, anche in base a quelli che ci arriveranno dall'osservatore. Gomes sale a 73, ottimo così, bravo ragazzino. E andiamo a simulare anche l'ultima partita del girone contro il Dijon per il primo posto. Guardiamo chi avrà la meglio tra Fulham e Dijon. Attenzione, andiamo a simulare 1-0 per il Dijon. Said
segna il 58esimo e la chiude. Quindi passiamo come seconde comunque e andremo a affrontare lo Sporting Gijon. Dopo il Gijon, sembra uno scioglilingua. Tanto ci arriva anche un premio torneo di 1.200.000, trattativa sfumata, purtroppo lo so, ma non posso farci niente. Questo andiamo a eliminare tutto. E per fortuna almeno questa volta le finanze vanno verso l'alto invece che verso il basso. Probabilmente perché la scorsa stagione avevamo una rosa veramente lunga con tanti stipendi. Questa stagione abbiamo una rosa molto più corta e quindi possiamo permetterci anche con magari due acquisti di mantenere il bilancio in attivo. Non sarebbe male. Andiamo a questa partita contro il Gijon mentre aspetto soprattutto dei resoconti dall'osservatore. Non voglio andare troppo avanti, però comunque qualche offerta la volevo fare. Avanziamo, guardiamo contro il Gijon cosa facciamo. Non sarà facile, però noi ci proviamo anche se siamo fuori casa. 3-1, mamma mia che Fulham. Gomes, De Jong e Kebano con Robinson che avevo messo proprio perché mi aveva chiesto lui. Quindi benissimo, avanziamo anche il turno. Buono, così ci arrivano altri soldi che fanno più che comodo. Facciamo anche gli allenamenti e la finale sarà di nuovo contro il Dijon. Non la giocherò perché ragazzi non mi interessa nemmeno tanto vincere. Però buono, comunque buono. Siamo arrivati in finale contro il Dijon che è arrivato prima nel nostro gruppo. Rimetterei magari un centrocampista un po' più forte rispetto a Robinson. Ovviamente abbiamo due giocatori impegnati nella nazionale, quindi per il momento sarà Sissé a giocarsela al posto. Anche Davis potrebbe in realtà entrare per Sissé. Però lasciamo così, dai, lasciamo la panchina Davis. Fonte e Carne, come vedete, sono in tribuna perché sono impegnati nelle nazionali. Dobbiamo prenderci questo difensore centrale e questa punta barra alla destra come riserva. Punterei soprattutto su di loro e poi magari un terzino potremmo prenderlo pure in prestito. Comunque 4 milioni di profitto, ottimo, veramente ottimo, contando anche i 2 milioni e 8 che ci sono arrivati dal torneo. E questi ultimi soldi che ci arriveranno dalla finale perché ancora dobbiamo giocare. Abbiamo una conferenza stampa che non mi interessa. Andiamo a simulare, guardiamo poi cosa facciamo con questo torneo precampionato molto importante per noi. Fulham Dijon, il ritorno, The Revenge, vinciamo noi. Gomes Kebano contro il gol di Amalfitano. Abbiamo creato una squadra veramente top, veramente competitiva. Questo ce lo mostra questo torneo vinto. E quindi ci arrivano questi 5 milioni dal torneo, perché ora l'ultimo premio è 2 milioni e 2. Se fate la somma sono proprio 5 milioni, se non erro. Abbiamo vinto il torneo. Ok, sono arrivati i resoconti su Majok e Mir, che sono i due giocatori che mi interessano per l'attacco. Quindi Mir è un 68 e Majok è un 56. Ragazzi, ma che giocatori mi consigliate? Sto seguendo anche Man Mano, quindi aspetto lui, magari potrei fare un'offerta proprio a lui, oppure un altro difensore che ci è rimasto. Tanto poi comunque abbiamo lo stesso un mese e quindi il tempo c'è per fare le nostre offerte. Magari aspettiamo fino alla fine del mercato, stile Milan, proprio per arrivare proprio alla fine e prendere le offerte migliori. Andiamo a completare gli altri allenamenti. Se segnò dovrebbe diventare un 75, è veramente ottimo. Sì, diventa proprio un 75. Gomez è un 73, De Jong un 75, Tanzeb è quasi un 77. Insomma, sta squadra è veramente competitiva secondo me. Mancano questi ultimi due tasselli e uno deve essere il difensore centrale. L'interesse per Sinkraven, ma sinceramente a me interessa poco. Aspetto questa mail di Mammana per andare a fare l'ultima offerta. Ok, è arrivata, quindi andiamo a fare l'ultima offerta se Mammana è discreto. Interesse osservatore Callum Wilson, secondo su Mammana. Ok, guardiamo un pochino. Mammana 77, 12 milioni però ragazzi. Sono tanti 12 milioni, sono troppi. Quindi per il momento io non voglio fare danni. Semplicemente non voglio fare danni, non voglio prendere giocatori che magari a voi non piacciono e che non piaceranno nemmeno a me. Voglio aspettare i vostri nomi. Tanto abbiamo più di un mese, come potete vedere dal calendario, per completare i nostri acquisti. Dovranno essere due essenzialmente, un difensore centrale e un ala destra barra attaccante che magari possa fare entrambi i ruoli. E poi forse pure un terzino sinistro da mettere al posto di Sessegnon. Per il momento lascerei a destra Fredrik Seudai, che comunque si sono comportati bene la prima stagione, e proveremo poi a gennaio magari a prendere un altro terzino. A centrocampo siamo messi bene, negli altri ruoli siamo messi bene.
Pure il portiere lascerei Button come secondo portiere in caso di evenienza e Drommel come primo. Tanto dovremmo prendere molti giovani, quindi per il momento lascio questo mese e una settimana per il prossimo episodio, dove giocheremo anche l'esordio con il Leicester e la seconda partita contro il West Bromwich in Premier League, e chiuderemo penso il mercato. Forse farò un obiettivo solo di mercato, cioè un episodio solo di mercato, e poi un altro episodio con le due partite più il mercato. Adesso vediamo un pochino. Comunque consigliatemi i difensori centrali, esterni d'attacco a destra, punte e magari anche qualche terzino, così completo la mia lista preferiti e nel prossimo episodio facciamo un bel colpo. Comunque vittoria del torneo precampionato ottima, questa prima stagione inizia nel modo giusto, dobbiamo vedere un pochino come migliorare questa squadra, però devo dire che questo Fulham può fare grandi cose in Premier League. Vi invito a lasciare un bel mi piace, cerchiamo di arrivare ai 150 mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Benson with the left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah!